Ciao a tutti, ben Ciao. ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. In studio Antonella Gadeli. E con me invece Nicola Vizzarri, il nostro chef. Vedo pesce oggi. Oggi sì, facciamo una ricetta un po' insolita come abbinamento, ma molto gustosa e particolare. Da Facciamo un vedere. trancio di spigola scottata, facciamo una crema di ravanelli e cetrioli. Gli ingredienti sono spigola, rosmarino, aglio, per la crema abbiamo lo yogurt magro, ravanelli, cetrioli e barba di finocchio. Andiamo? Sì. Bene, cominciamo con la pulitura del pesce, Io so pulire il pesce, sì. no? Sapori del pesce? Certo, a casa mia non deve mancare il pesce. Quando lo squami? Tutte le squame un po' in Perché giro dove lo devo per mettere? tutto. Io propongo una busta bianca, semplice. Quelle da buttare, mettiamo il bel pesce qui dentro, poi o con un coltellino o con l'apposito attrezzo per Vabbè, se uno. squamare, squamiamo. Mettiamo così, chiudiamo Hai e capito tu? squamiamo. Ah, ho Rimarranno trovato un solo modo. le squame, no? Che dici? Va Eh sì, che bene? dico, di oggi in poi lo faccio pure io così. Cosa pensi? Può essere una No, lo bella. faccio pure io, perché l'altro giorno l'ho fatto e non ti dico dove mi arrivavano, fino alla cappa della cucina. Beh, Ah, seguire in bene, cucina con non lo bene chef invece. e scoprire anche Tutto. piccole tecniche, segreti, come Certo. vogliamo. Infatti sono qua con una casa mia, che io Bene. sto facendo delle cose un po' diverse dal solito. Le squame non sono andate da nessuna È parte, le vero, abbiamo sì. tutte qui, poi buttiamo la busta. Andiamo a incidere un attimo il nostro pesce per ricavare il nostro filetto. Facciamo così. Ecco qui. Poi lo andremo a lavare, ovviamente, però comunque non Certo. abbiamo tutto quello sporco che si crea. Sì, Che si crea, sì. ecco È vero. qua. Ecco qua. Ma sempre da scoprire, dai. Abbiamo il nostro Ormai con filetto te. già bello e pronto, squamato, no? Va bene? Va Può benissimo. essere valida come tecnica? Sì, per me va bene. Andiamo a togliere Poi non lo la so, parte della persone che stanno a pancia. casa, se riescono, ma penso di sì. Vabbè, Oh. però dai, Nella squamare busta, un che ci vuole pesce. a pulirlo? Qua. Così controllo se non c'hanno spine. Eh sì, se abbiamo pulito, se l'abbiamo sfettato bene. Qua non ci sono squame, come puoi vedere. Abbiamo il nostro filetto. Io il pesce meno lo lavo Meglio e è. più il sapore è buono, Se no no? poi Una non sa volta di che. niente il pesce con Ecco l'acqua qua, anche nostra, perché l'abbiamo già dolce. bello pulito prima, squamato adesso, quindi non abbiamo modo di poterlo, diciamo, a trancetti così. Ecco qua. Mettiamo un attimo a marinare, giusto per scottarlo in padella. Così, qualche rametto di rosmarino, un spicchietto d'aglio schiacciato così, poi andremo a togliere in cottura, e un filo d'olio extravergine d'oliva. Questo viene messo qui dentro? Sì, poi lo mettiamo lì per essere scottato. Lasciamo un attimo insaporire. Prendiamo il nostro cutter, mettiamo tutte le bucce dei ravanelli, no? Non è altro che togliamo la parte superiore e Pigliare solo mettiamo, la sì, buccia. Certo, rossa, che sono stati lavati già prima e asciugati. sì. Mettiamo dello yogurt magro e frulliamo tutto. Con questi. Uscirà un colore Rosa. molto, un viola fucsia. Adesso Ah. vedrai. Pizzico di sale. Sei pronta per vedere? Voglio vedere. Bello il colore. Uno chissà che pensa che ci sta dentro quella crema, vero? Infatti bisogna. Ah, è bello. veramente, sì. E vediamo nel piatto bianco che effetto che c'ha. Ecco
Nel frattempo scottiamo i nostri trancetti. Siamo ritornati, no? Ai nostri rumori del bel profumo. Li scottiamo in ambedue le parti per 4-5 minuti, infatti non bisogna sempre dalla parte bianca, no? Perché sì, in modo si cucina e tende la pelle. Se avessimo messo gira, la parte subito della pelle, essendo freschissimo, la pelle tende a ritirarsi. A ritirarsi si arriccia. Arricciandosi, da solo. Arricciandosi non mi permette di avere una cottura omogenea della parte bianca. Attendiamo solo il momento di cottura e ci vediamo tra poco. Eccoci qui, Antonella, il nostro filetto trancetto di spigole si è ben scottato. Andremo un attimo ad impreziosire con il cetriolo, quindi avremo questa bella, diciamo, crema fresca in tutti i sensi, no? Certo. Partiamo, prendiamo solo la parte quella un po' più dura, no? Sì, sì, mi danno fastidio. Questi qua lasciamo stare, tagliamo cubetti piccolino, piccolini, mettiamo qui, pizzico di sale e olio, questa vergine oliva. Sei pronta per vedere questo piatto? Io sono pronta, sì. Hai visto i colori? Adagiamo al fondo del piatto la nostra crema. Madonna, che spettacolo! Già questo fa tutto, no? Vero? Questo bello yogurt magro che si riesce a fare. Mettiamo così. Quel rosa sembra il colore di primavera. Che bello. Mettiamo un po' di cetrioli per dare ancora freschezza. Qua cominciamo a salire un po' di livello, no? Però è molto semplice. Sono cose semplici che le troviamo a casa. Che pure fanno effetto, no? Certo, fanno effetto, sì. Una sì, sembra chissà che caspita ha fatto, qua invece. Infatti, è vero. Sì, facciamo così. Mettiamo qualche barbetta di... La barbetta di finocchio. Finocchio per poter dare... Il sembra piatto chissà cosa, è vero? Appetibilissimo, coloratissimo, mette voglia di gustarlo al primo impatto, boccone, no? Il primo impatto, io lo farò. Subito un boccone in bocca. Non resta che riproporlo a casa e farci sapere le vostre impressioni. Nel frattempo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima, alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.